Atti degli Apostoli. Il giorno della Pentecoste volgeva al suo termine ed essi stavano riuniti nello stesso luogo. D'improvviso vi fu dal cielo un rumore come all'irrompere di un vento impetuoso che riempì tutta la casa in cui si trovavano. Apparvero ad essi delle lingue come di fuoco che si dividevano e che andavano a posarsi su ciascuno di essi. Tutti furono riempiti di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue, secondo che lo Spirito dava ad essi il potere di esprimersi. Si trovavano allora in Gerusalemme giudei devoti provenienti da tutte le nazioni del mondo. Al prodursi di questo rumore, incominciò a radunarsi una gran folla, eccitata e confusa, perché ciascuno li udiva parlare nella propria lingua. Fuori di sé, per la meraviglia, dicevano: «Tutti costoro che parlano non sono forse Galilei? Come mai ciascuno di noi li ode parlare nella propria lingua nativa? Parti, Medi, Elamiti, abitanti della Mesopotamia, della Giudea e della Cappadocia, del Ponto e dell'Asia, della Frigia e della Panfilia, dell'Egitto e delle regioni della Libia presso Cirene, Romani qui residenti, sia Giudei che proseliti, Cretesi e Arabi, tutti quanti li sentiamo esprimere nelle nostre lingue le grandi opere di Dio». Tutti erano sbalorditi e non sapevano che pensare, e andavano domandandosi gli uni agli altri: «Che cosa vuol dire tutto ciò?» Altri poi, beffandoli, dicevano: «Sono ubriachi di mosto dolce». Allora Pietro, in piedi con gli undici, levò alta la voce e parlò loro così: «Voi giudei e abitanti tutti di Gerusalemme, fate attenzione a ciò che sto per dire e porgete l'orecchio alle mie parole. Costoro non sono ubriachi come voi pensate, poiché sono soltanto le 9 del mattino. Si sta invece verificando ciò che fu detto per mezzo del profeta Gioele: negli ultimi giorni, dice il Signore, effonderò il mio spirito su ogni essere umano, e profeteranno i vostri figli e le vostre figlie, i vostri giovani vedranno visioni e i vostri anziani sogneranno sogni. Certo, sui servi miei e sulle mie ancelle effonderò in quei giorni il mio spirito, e profeteranno. Farò prodigi in alto nel cielo e segni prodigiosi giù sulla terra, sangue e fuoco e vapori di fumo. Il sole si trasformerà in tenebre e la luna in sangue prima che venga il giorno del Signore, il gran giorno sfolgorante. Allora chiunque invocherà il nome del Signore sarà salvo». Atti degli Apostoli.